condizioni normali, se mi dovesse succedere in questo momento di vedere scorrere del sangue, svengo. Cioè, nel senso che mi sento male se vedo il mio o vedo dell'altro sangue. Una volta per accompagnare mia madre all'ospedale, che le era saltato un'unghia e dovevano medicarla, sono svenuto nel pronto soccorso. Se mi devono fare un prelievo, io sono costretto a girare la testa all'altro lato. E qualche volta mi sono ritrovato con i sali sotto al naso perché sono fatto così, non posso farci niente nel mio essere. Quando sono in giro che sto lavorando, non mi succede nulla. Che si sia creato uno schermo che non c'entra la macchina fotografica, perché la macchina fotografica non è sempre all'occhio. Prima di portarla all'occhio tu analizzi la situazione visivamente con i tuoi occhi, non attraverso la macchina fotografica. La foto che vuoi fare la concepisci prima di portare la macchina, l'oculare all'occhio, no? La vedi prima. Però in quel contesto probabilmente mi annullo la mia percezione del dolore, so che devo fare una cosa, la devo fare come ho fatto. Tutto sommato non mi porta appresso i fantasmi, ecco. La storia finisce lì, non è che mi rimangono poi impresse nella memoria. Li rivivo quando li vedo le mie fotografie, allora ripercepisco anche gli odori, che sono quelli che non riesco a trasportare nella macchina fotografica, no? Più che non i rumori, le voci, piuttosto che quello che mi rimane dentro sono è la puzza, quella mi rimane. Però poi da questo punto di vista mi mette nelle condizioni di guardare probabilmente alla vita quotidiana con più indifferenza, cioè nel senso che non... prendo il mondo un po' più alla distanza, un modo più distaccato, perché so che ci sono delle cose di gran lunga più importanti e più tragiche. Ci fu uno fotografo cagliaritano, il quale mi sono riuscito a fotografare la Sardegna come fotografa la Palestina. Un altro mio caro amico, sempre sardo, che mi conosce abbastanza bene, disse: cito fotografo tutto come se fosse la Palestina. Non lo so, probabilmente è un mio modo di raccontare. Sa, molte cose sono frutto del tuo essere, del tuo carattere. Il fatto stesso che per cercare delle cose probabilmente è perché ce l'hai già dentro. Non è che te le inventi. Quello che tu metti in fotografia in effetti è quello che tu hai dentro. Il fatto stesso che mi abbia spinto probabilmente a fare una determinata scelta. Volevo fare il fotografo e avrei potuto fare tranquillamente la moda, cosa che ho sempre rifiutato perché non mi interessa. Ho potuto fare il paesaggio, non lo so, qualsiasi altra cosa, ma non era quello. Quindi c'era in me già un'indole che mi portava a voler vedere delle cose diverse. Ma la mia è una storia un po' particolare, nel senso che non sono mai partito con l'idea di voler fare il fotografo, sono partito con l'idea di voler fare tutt'altra cosa. Cioè voler essere uno che andava all'avventura. E quindi ritenevo che per raggiungere lo scopo bisognava averci una macchina fotografica. Perché mi ero rapportato da piccolo con... sfogliando le pagine di epoca, mi interessavano oppure mi attiravano molto i lavori fatti da Walter Bonatti, il quale naturalmente non conoscevo chi fosse Walter Bonatti allora. Però per me quello che veniva rappresentato sulle pagine del settimanale era uno che andava all'avventura in giro per il mondo. E qui
Quindi io ritenevo che per arrivare a fare quello, ma diciamo che era un ragionamento mio da bambino, ecco, non è che ci fosse la consapevolezza di cosa fosse effettivamente poi la fotografia oppure la stessa avventura. Poi quando sono diventato più adulto mi sono accorto che in effetti era una cosa completamente diversa. Però partivo sempre dal presupposto che la macchina fotografica mi avrebbe dovuto mettere nelle condizioni di raggiungere un determinato standard di conoscenza. Beh, diciamo che l'Afghanistan è stato un po' un battesimo del fuoco, se vogliamo definirlo così, parte con una grossa incoscienza, perché in effetti non mi ero mai rapportato a certe determinate situazioni, ma dove avevo la consapevolezza comunque che da solo non sarei arrivato molto lontano. Non c'era la paura, non credo che ci sia mai stata una paura, se non le maledizioni del primo giorno, dei primi giorni. Poi naturalmente queste sono esperienze che accumuli, se ti va bene all'inizio e ti fai, come si suol dire, un po' le ossa, quindi sai come muoverti successivamente. E da lì è iniziato il mio viaggio a piedi, che è durato 3 mesi, percorrendo circa 1200 chilometri. In qualsiasi contesto non sono mai arrivato di soppiatto e tirato su la macchina fotografica e cominciato a fotografare all'impazzata tutto quello che vedevo, quello che mi circondavo, quello che mi passasse davanti. Proprio per il semplice motivo che prima preferisco capire quello che succede. A seguito cercare di essere accettato coloro che saranno poi i miei interlocutori, e dopodiché inizio a lavorare, inizio a fotografare, almeno là dove c'è il tempo per poterlo fare, anche perché parto da un presupposto che se vuoi realizzare comunque un buon lavoro hai bisogno del tempo, non esiste il fatto che vai una giornata e torni e porti delle belle foto. Dico belle foto, io parto da un altro presupposto, comunque, che non è mai una bella foto quella che racconta un dramma. Che se è drammatica non è bella, no? Ma che dia almeno la possibilità di riflettere, sia la foto che abbia, che susciti un interesse. Beh, ma sai, d'altronde io sono sempre stato dell'avviso, comunque, a prescindere da tutto quanto, che se vuoi raccontare qualcosa devi anche capire cosa che racconti. Una cosa che io cerco di incuccare nella testa degli allievi quando faccio degli stage, dove cerco di far capire che la fotografia non è quella che nasce dalla macchina fotografica, ma è quella che c'è in testa. È un pensiero, come se tu ti trovassi... Cioè, davanti a un foglio bianco non tutti siamo scrittori. La fotografia in se stessa credo che sia l'ultima parte, forse la meno importante di tutta la storia. Almeno per me. E la ragione per la quale poi faccio determinate storie non è tanto per fotografare, ma per capire. Cioè io ci vado semplicemente perché mi interessa capire di persona quello che succede. Infatti ho sempre sostenuto che anche una buona foto è la parte più semplice di tutto quanto. Il fatto è arrivarci. Se io andavo al Sunday Times a proporre una storia da raccontare, da realizzare, e loro mi chiedevano ancora prima che io gli portasse le foto, come avrei realizzato la foto di apertura, senza aver visto il soggetto inizialmente, perché dovevo averci già un'idea abbastanza precisa di cosa avrei raccontato. E se tu non eri in grado di spiegarlo o di renderlo visivamente con le parole quello che è, l'incarico non ti veniva affidato, non ti veniva assegnato, non veniva accettato. Io ho fatto la prima mostra che feci, fu proprio sull'Afghanistan, la feci a Diaframma a Milano, Diaframma Canon. E mi ricordo la sera della presentazione,
Ci fu uno che arrivò, dice, posso farle una domanda? Io gli dico, prego. Allora mi sarei aspettato chissà quale domanda, di chissà quale interesse, no? Inerente a tutta la storia. E l'unica domanda che mi seppe fare fu, ma i rulli dove li sviluppava?